Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars in compagnia con alcuni dei Febbug. Yeah! Ci manca uno, Hildan è sparito, l'abbiamo lasciato da qualche parte. Allora, perché siamo qui tutti insieme ragazzi? Perché ci è arrivato un pacco speciale e volevamo aprirlo tutti insieme, però ognuno da casa sua, perché giustamente con sto Covid dobbiamo stare a casa, giusto? Sì, quarantena per tutti. Ecco, appunto, quindi oggi ce lo guardiamo così questo pack che è arrivato. Bello grosso. Siamo tutti interessanti. Ecco, il nostro è in stile Brawl Stars, giustamente perché sul canale portiamo Brawl Stars, quindi i contenuti di questo pacco saranno di Brawl Stars. Quanti soldi ci saranno dentro? Bella domanda. Gemme? Beh, qualche gemma penso ci sia, però. Allora, io intanto la vado ad aprire con, con l'arma adeguata. Non ti far male, no, hai allontanato già il gatto, per favore. Ma il gatto sta a dormire, fortunatamente. Sì, come l'hanno sigillato? Ah, ci hanno messo lo scoccetto sopra. Infatti si apre in questa maniera. Wow, carino. E c'è pure la presa in giro che ci dice una bella frasina. Ci dice: spero che il tuo nome sia Victor. No, mi sembra proprio di no. Assolutamente non è Victor il nostro nome. No, no. Cinque, non ce n'è uno. No. Allora, vediamo un po' intanto cosa c'è. Dai, dai, caccia. Allora, questo ce lo teniamo per ultimo, che è quello più grande. Allora, questo bellissimo. È un astuccio. È un astuccio in metallo. Quelli porta matite, tipo, sì, porta penne. Però adesso lo andiamo ad aprire. Intanto c'è una bellissima copertura con la scritta Brawl Stars, per non far vedere ancora quello che c'è dentro. Va bene, e anche il suo loghino. Questa mi sembra cattiveria comunque. Ah, è fatta di spugna. È fatto di spugna sto pezzetto. Guardare questi disegni qua dietro. Ok. Ma perché medaglie, c'è vabbè. Questo Pillette. E sono perfettamente 5. Quella di bombardino è mia. Bellissimo. Sono le pin, dovrebbero essere spillette. Infatti hanno dietro il gancetto per attaccarle. Quindi le potremmo mettere. Ma anche quella di sinistra chi è? Non ho capito. Allora ecco, vai, Elenio. Allora, c'è Bull, Nita. Ah, è Bull. Questo è Colt. È Colt. Bombardino e Brock. Ah, sì, quindi ce l'abbiamo tutti, uno per uno in pratica. Siamo 5 noi totali nel canale, uno per uno. Perché quello di cioccolata ha fatto così. Sì. Poi dietro alla scatola ci sono il logo e tutto il resto, con addirittura la cosina luccicosa con scritto Supercell originale. Il certificato di garanzia. Certo. Giustamente. Certo, roba originale qua, oh. E dovevamo far vedere che è originale la roba qua, che è The Brawl Stars, insomma. Mica cinesate. Mica madre in Tunisia. Oh, che carino. Questo è un portachiave morbido. Sembra un cuscione. Ma la marcia del portachiave. Beh, è abbastanza grande come portachiave. Effettivamente non so dove me l'attacco. E questa ecco. Io saprei che cosa dirti, ma io ce l'ho un'idea. E questo dovrebbe essere il cosino della sopravvivenza, o sbaglio? L'immaginina, il teschio della sopravvivenza. Sì. Sai che non... Sì. No, quando clicchi sulla sopravvivenza, in alto a destra c'è sta il teschietto che ti fa vedere qual è l'effetto che sputa il fumo. E abbiamo anche questo. Il veleno là. Poi qua abbiamo una palla. Che c'è? È un altro. No, è una gemma. Ah, è la gemma, è vero. Vedi? È viola. Vedi? E poi dicono che la Supercell non regala le gemme. Ecco, a noi ci hanno regalato una gemma. Anche morbida. Io volevo una serie di gemme. E vabbè, muove un po' troppo, figlia. Non parlare. Sono le gemme della mappa. È una grossa. E qua vale abbiamo una cosa carina che molti non hanno mostrato. Che cos'è? Che intanto c'è una borsetta di quelle di stoppa con scritto Supercell. La sacchetta. La sacchetta con il laccio. La scritta Supercell si legge. È il dentro. L'importante. È perché è fatta nera opaca. Ok, devo riuscirla ad aprire. Senza rompere la sacchetta. Allora rompi la sacchetta, dai. E è pure abbastanza colorato. Eccolo qua. Mike! Il peluchetto. Che carino. È bellissimo. Questo te lo devi mettere dietro quando registri. Allora, vediamo un po' che ci stanno le cose particolari. A parte sotto c'ha... Che gli vai a vedere il culo? Beh, qua. In pratica c'ha le zampette toste. Gli hanno fatto la cosa per farlo reggere in piedi da solo bene. Ah, per farlo tenere in piedi. Poi c'ha, vabbè, i due ciuffetti con scritto Supercell peluche. Vabbè. Proprio originale. Bello scuro, che però carino, effettivamente. Guarda, bellissimo. Ma scusate, ma da qua si vede poco. Ma gli occhi e la bocca sono incavati. Allora, sono vuoti? Sì. Sono incavati. Che bello! No, hai fatto più bene. Con tutto il giacchettino, tutta la cosetta, il ciuffetto, il fiore. Saranno almeno 80 euro dei pupazzo, eh.
Sì, beh, più o meno. Allora, se lo vai a cercare in internet, probabilmente siamo lì lì adesso a trovarlo, perché non si io trova. Sono andata d'occhio. No, no, ci sei arrivato giusto. 81. Ecco. 82. E questo è tutto il contenitore. Abbiamo finito. Eh sì. Così veloci. Ha già finito il pacco, non c'è sta nient'altro. No, già tanta roba in verità. Beh, tanta roba. No. Però è stato precoce la questione. Basta con quel coso. E mo dove te l'attacchi, Mordo? Sul naso. Sotto nei commenti, ognuno scriva dove si l'attacca. Lo attacco sotto nei commenti, lo attacco qua, gli occhiali. A posto. Però al contrario, forse si devono vedere gli occhi. Sì, se... Eccolo. Sì, io devi girare. Bellissimo, una da una parte e una dall'altra. La gemma dall'altra hai fatto tombola. Aspetta, ecco la gemma. Ma perché pure quella si attacca? Ah, no, allestimento sì, per i video. Vai. Si attacca questo, si attacca. Mo, allora, mo, manca solo che ti metti il sacchetto in faccia, così nessuno ti vede, hai fatto. A posto. Ora sono bellissimo. Contenuti. Fantastico. Questa clip, ragazzi, la aggiungo a quella di gruppo per un motivo soltanto, perché mi sono scordato di far vedere una cosa che era all'interno della scatola, ma era ben nascosta sotto i fogli. Eccola qua. Allora, sono degli stickers molto interessanti della CB Life fatti da Willy 3D. Sono molto carini. Allora, andiamo a vedere bene, sempre dietro ci sono tutte le informazioni, il logo e lo stesso il simbolo di originale della Supercell. Molto interessante. Direi che li vado ad aprire e ci rivediamo uno alla volta. Partiamo immediatamente col più bello del gruppo, vai. Il mitico corvetto, guardate che bello in questo stile totalmente chibi. Veramente carino. Proseguiamo. Abbiamo il mitico Leon, col suo bellissimo leccalecca e il suo bellissimo sorriso. Ok. Andiamo avanti. Abbiamo il mitico Carletto, col suo bellissimo sorriso, che poi non è un sorriso ma... messo così con le labbra, carino. Andiamo a vedere il mitico Mortis. Ragazzi, questi ricordo sono tutti stickers, molto belli, si attaccano, si stacca la parte dietro. Ok, andiamo avanti. Abbiamo il mitico Spike, tutto bello e sorridente, guardate che caruccio. Ok, ce ne sono tanti, ragazzi, eh. Abbiamo la mitica Piper, che a molti dà fastidio questo personaggio, guardate che bello. Mi scuso della luce, ma giustamente ho un faretto gigante che copre un pochino i colori. Ecco qua, abbiamo il mitico Frank, molto simpatico, che corre felice sorridendo. Il mitico Bull, felicissimo della sua vittoria e delle multikill che fa all'interno dei cespugli. Andiamo avanti, il Colt, che poverino, lo fanno sempre bruttino, mi quasi dispiace, è tanto caruccio Colt. Vai, proseguiamo, abbiamo la mitica Tara, bellissima ragazzi, è stupenda la Tara. Ok, questa è pucciosissima, questa ci vuole per forza, la nostra mitica, vai, la mitica Nita. Si va avanti, il nostro Dynamite, pure lui bello sorridente, vediamo un po' se riusciamo a prendere un punto di luce, eccolo qua. Ok, abbiamo la Shelly. Guardate come è sorridente pure la Shelly. La devo mettere un po' in diagonale, guardate che bellina. Ok, andiamo a vedere, vai. Abbiamo anche la Jessie con la sua bellissima torretta, tutta sorridente, che se l'abbraccia. Il mitico, e ripeto, il mitico Eugenio. Guardate che stupendo, veramente bellissimo. Il mio preferito non poteva mancare. Abbiamo il Pocio, che salta felicissimo. Ok, una Penny, quei dentoni. La mitica Pam, che giustamente come al solito non c'ha le skin, poverina. Ok, andiamo col Brock, il Brock non poteva mancare, che si è attaccato stranamente all'altro. Ok, eccolo qua, sono riuscito a staccarlo. Mitico Brock, vai, si prosegue. Ok, bombardino per tutti noi, stupendo. Abbiamo il primo in jump. Eccolo qua. Il primo che jumpa. Pure lui col sorrisone. Beh, questo non poteva mancare, ragazzi. Il mitico Beryl. Assolutamente. Con la skin nuova, giustamente, con remodel. Ok. Il nostro mitico Stecca. Guardate che bello. Olè. E abbiamo l'ultimo. L'ultimo chi è? Il mitico Bo. Assolutamente, che tiene in mano le bombette, presumo che lancia, mi sembra di sì. Molti carini, ragazzi. Questi erano tutti gli sticker che erano all'interno di questa bellissima bustina, sempre Supercell. Era all'interno del pacco che abbiamo visto insieme. E niente, vi lascio alla fine del video. E va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video unboxing un po' particolare con gli altri Febbag. Ciao! Ciao! E niente, ci vediamo in un prossimo video di Brawl Stars. Lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.